tutti gli amici di Trerunning.it, oggi vi parlo della VJ Max 2, una scarpa pensata per accompagnare atleti in maniera performante ma anche comoda e tranquilla su medie e lunghe distanze. Pesa sui 240 grammi, ha un'intersuola alta al talone sui 33 mm, quindi appartiene un po' a quella categoria di scarpe come la Salomon Genesis, la Sportiva Prodigio, la Top Athletic MTN Racer 3. Come dimensioni dell'intersuola, almeno per quanto riguarda l'altezza, seppur presenta una pianta d'appoggio più stretta di quasi 5 mm rispetto a tutti gli altri modelli e pesa sui 30-35 grammi in meno. Una scarpa quindi molto leggera che riesce a fornire un gran bella sensazione di contatto a terra. Ha un'intersuola fatta in Superformance, una gomma mescola EVA, TPU, Piebax, tutta una serie di cose messe insieme, che è molto morbida veramente nel contatto a terra, ha un elevato, guardate, grado di ammortizzazione superiore a quello che potrebbe sembrare, grandissima capacità torsionale, grandissima reattività. Questa scarpa ti dà veramente la sensazione di stare a contatto col suolo nonostante tutta questa gomma, un drop di 6 mm che permette buon gioco alla caviglia, capacità torsionale che favorisce il controllo del passo in ogni situazione, una scarpa con cui veramente si può andare tranquilli ma che dà veramente il meglio di sé quando si può andare a tutta, attaccare il fondo, percorsi tecnici, veramente è divertente quando proprio tu inizi a correre, alzi il tallone al sedere, cioè non ti sembra nemmeno di averla a piedi, e questa è la bellezza, che poi è una scarpa che non tradisce mai l'appoggio grazie anche a una suola che è in gomma butmilica, loro dicono best grip on the planet, sono anche abbastanza modesti, io uso dire che non è la scarpa che grippa a terra ma è il pianeta che grippa a questa scarpa. Su ogni fondo, anche bagnati, anche ghiacciati, non ce n'è, questa ci andate sul soffitto, veramente è il top veramente per quanto riguarda il grip su ogni tipo di fondo. E poi ha una tomaia che è veramente comoda e veste in maniera fasciante stabilmente grazie a quello che è uno dei tratti caratteristici delle calzature VJ, che è questo fit lock system, che consiste in una fascia in materiale plastico che ricopre la tomaia nell'appunto della zona dell'arcata e collegata al sistema di allacciatura. Una volta che allacciate, veramente questa scarpa diventa tutt'uno con il piede. Una cosa molto curiosa, guardate, è questa maggior distanza che sta tra questi occhielli qui, dove c'è la parte bassa del collo del piede, per evitare che ci sia pressione in quella zona lì che limiti la circolazione del sangue nel piede, che quindi sta più rilassato, cioè voi la tenete bene, però qui non vi stringe, il sangue circola e quando andate sulle lunghe distanze evita che si vada a gonfiare. Tra l'altro la zona anteriore è ampia, non è come le Top Athletic, ma è ampia, è giusto che il piede non viene, però questo riesce comunque a essere comodo e compatto e vi dà veramente una sensazione di tutt'uno con la scarpa ed è ben protetta. La linguetta paralacci è fine, ben sagomata, tipo la Sportiva Jackal, anche come tipo di imbottitura, ben protettiva. Il contrafforte tallonare è flessibile, ha poche imbottiture, ma tutta la scarpa all'interno è ottimamente rivestita e si può calzare anche a piede nudo. Non è un tessuto areoso, perché è molto robusto, con anche fibra in Kevlar,
ha il vantaggio che quando viene ricoperto dal fango, il fango non va a avvinghiare la fibra, si lava in un secondo e questa la rende molto molto resistente, adatta a, anche a tipi, ambienti, fondi invernali. Quindi una scarpa che veste comodamente, in maniera tenace, grande capacità di ammortizzazione, tocco morbido, capacità reattiva, capacità torsionale, suola a con grip al top del top. Insomma, questa scarpa è veramente una regina del suo segmento, forse la regina del suo segmento. Ho letto tante recensioni, c'è chi paragona questa scarpa ad avere la Normal Tomir, come per quanto riguarda la comodità dell'ammortizzazione, con la reattività e la capacità di corsa della Normal Kirag, con una maggior capacità di tenuta al suolo, una maggiore agilità e una calzata più fasciante e superiore. Quindi questo dicono in giro chi l'ha provata, e veramente questa scarpa è eccezionale. E a posto delle Z mettiamoci le X di Max, eccezionale, diciamo così, veramente il top per chi vuole veramente correre al massimo, vuole a godersi i sentieri in sicurezza, in scioltezza, in piacevolezza, in ammortizzazione o comodità. Cioè questa ha tutto per affrontare medie e lunghe distanze, tutti i tipi di fondo, e se siete capaci naturalmente potete andare anche oltre e affrontare ultra trail. VJ Max 2, il top.